Ciao ragazzi, è il 18 maggio, siamo sempre Urban Block CrossFit a Vicenza. Quest'oggi il workout di Cheaper TV prevede sempre una fase di una parte di forza, di strength, in cui andremo a lavorare sul thruster e una parte metabolica di workout. Allora, oggi ci tengo a farvi lavorare moltissimo sulla parte di riscaldamento, perché avendo 5 RM di thruster dobbiamo fare molta attenzione. Partiamo con il riscaldamento dei polsi. Andremo a posizionarci di fronte al muro, lavoreremo in questa posizione appoggiando le nostre mani e spingendo sia in questo modo sia attaccando il nostro dorso delle mani al muro. Un minuto, dopodiché avremo un minuto di squat rock, quindi prendiamo la nostra band, prendetela verde perché vi aiuta e vi fa rimanere in equilibrio. Mio consiglio personale, posizionatela in basso la band, io mi trovo molto bene a farlo in questo modo piuttosto che averla all'altezza dell'anca, perché sennò mi scivola e mi tira giù i pantaloni. Dopodiché abbiamo un minuto di Xiopang, quindi sono delle circonduzioni, utilizzeremo dei dischetti da 1,25 kg, 2 kg sempre per un minuto, e l'ultimo minuto sarà di bicipiti. Sempre con i dischettini biceps curl più press, quindi abbiamo i dischetti in mano, facciamo questo lavoro, saliamo e giriamo alla fine del nostro movimento. Mi raccomando ragazzi, non dovete correre, vi serve solo per riscaldare le vostre spalle, le vostre anche e i vostri polsi. Cerchiamo di lavorare con massima qualità nella parte di riscaldamento, dopodiché vedremo anche il riscaldamento specifico per quello che è il workout. Il workout of the day prevede oggi per gli avanzati 50 calorie al vogatore, 35 thruster a 40 kg e 20 muscle up agli anelli. Vediamo un attimo il riscaldamento specifico per questa parte di workout. Avremo 5 round di 5 calorie al vogatore, 5 thruster, bilanciere scarico ragazzi, solo il riscaldamento, dobbiamo scaldare il motore, avere il motore pronto per la grande partenza, e 5 muscle up progression. Muscle up progression le intendo come un rematore, una transizione e un dip, e tutta la parte negativa, quindi torneremo giù, ripartiremo una transizione e torniamo nella parte di vogatore. Un consiglio per quanto riguarda l'altezza degli anelli, mettetela in modo tale che sia la posizione in cui normalmente fate la transizione, ok? Quindi questa è la posizione giusta. Se avete gli anelli alti potete utilizzare dei box jump per alzarvi, se avete le fasce lunghe degli anelli potete farlo tranquillamente per terra. Ok, buon lavoro ragazzi. Ah, scusate, mi sono dimenticato della parte scalata del workout, chiaramente. La parte scalata del workout prevede jacky sia per i beginner che gli intermedi, quindi avete 1000 metri sul vogatore, dopodiché 50 thruster, bilanciere scarico, quindi 20 kg per gli uomini, 15 kg per le donne e 30 pull up. Ok ragazzi, quindi termina qua la nostra settimana di lavoro in compagnia dei ragazzi di Cheaper TV e dei loro workout. Io vi aspetto insieme al mio staff qui a Urban Block CrossFit. Se passate per Vicenza, se passate per una città del Veneto e volete venire a farmi un workout in nostra compagnia, siete ben accetti. Mettete un like sulla nostra pagina Facebook, se non l'avete ancora fatto, anche sulla pagina di Cheaper TV. Seguiteci anche su Instagram e cosa dire, buon allenamento e ciao!